Maurizio Carozzini, che sono io, presenta Voglia di Roma. Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Voglia di Roma, ciao, ben ritrovati in questo venerdì 30 agosto 2019. Mamma mia, il mese di agosto se n'è andato e con lui se praticamente se ne va via anche l'estate, ragazzi. Settembre c'è ancora forse una settimanina ancora di caldo, di sole, ma poi dopo insomma tutto volge al termine, si avvicina lentamente l'autunno, le foglie cominciano a cadere e personalmente per me è un periodo molto triste. Io spero e mi auguro che la settimana prossima faccia ancora bel tempo, perché chiaramente voglio andare un po' a casa, un po' a Rimini, dove sono nato e cresciuto, anche se mio papà è di Roma e da qui arriva la mia fede per la Roma e soprattutto l'amore per la città. La Roma io l'ho sempre considerata la mia prima città, però insomma andare un po' a casa, portare un po' i bambini al mare, spero e mi auguro che quei 2 o 3 giorni soltanto che ci permettiamo quest'anno di vacanze ci sia bel tempo e che quindi vada tutto bene. Però invece so benissimo che per molti di voi, per la maggior parte di voi che è tornata al lavoro, alla quotidianità, dopo le vacanze, tutto ha un sapore un po', come dire, dolce amaro, no? Dopo, quando un po' tutto finisce, mio nonno diceva dopo le ferie fredde fame, ecco per intenderci. E essendo appunto, non so, della provincia di Rimini, questo periodo per me è particolarmente triste, perché era il periodo in cui tutti se ne andavano via a casa, quindi la stagione finiva, gli alberghi cominciavano a chiudere, le spiagge si svuotavano e c'era nell'aria quel, diciamo così, quel profumo, quell'odore, non profumo, di malinconia. Va bene, detto questo, però la cosa positiva che ci porta l'autunno ci porta all'inizio della stagione calcistica e quindi l'inizio delle belle partite. Ieri ci sono stati i sorteggi d'Europa League, di Champions League. Purtroppo, ahimè, è andata male per il Torino. Io, ragazzi, vi confesso che la mia seconda squadra a cui nutro tanta simpatia è la squadra del Torino, per i colori granata. E ieri purtroppo ho visto la partita e devo dire che, per carità, l'ho meritato, gli altri, ci mancherebbe altro, però mi rimane un po' l'amaro in bocca, perché personalmente, soprattutto nella partita di andata, anche con tutta la storia di inculo, penso che poteva fare qualcosina in più questo Torino, poteva fare qualcosina in più. Sinceramente nutrivo speranze più fondate. Il problema, io penso che
alla base nel calcio europeo sia un po' sempre lo stesso, i ritmi forsennati che riescano a imprimere le squadre estere in confronto alle nostre. Si stanno un po' provando le nostre squadre, però è quello che è. Allora, chiaramente, fatta questa piccola diciamo panoramica generica, diciamo anche una cosa, visto che tanto siamo un po' di tema di Champions League. Il girone della Juventus è capitata bene. Io penso che la Juventus non dovrebbe avere troppi problemi a qualificarsi in questo girone, e più probabilmente da prima. Anche il Napoli se lo andrà a vedere soprattutto con il Liverpool per il primo posto, ma anche il Napoli, qualora non dovesse passare questo girone, francamente sarei molto molto sorpreso, ma non credo che Ancelotti possa fare questo sbaglio. Pensate, anche l'Atalanta, per quello che poteva essere, è andata molto molto meglio di ciò che ci immaginavamo. L'Atalanta, secondo me, chiaramente tolto il Manchester City, nutre veramente serie speranze di poter riuscire a passare questo tour di Champions League. La cosa sarebbe veramente chiaramente sorprendente. Chi purtroppo è capitato un po' maluccio, sinceramente, è stata l'Inter di Antonio Conte, perché capitare in un girone insieme a Barcellona, dove probabilmente si qualificherà per primo, poi capirai, ieri hanno ripreso Neymar. Mamma mia, poi pensate un po' che tipo di attacco che c'hanno, con Messi, Neymar, Suarez e Griezmann. Cioè il meglio del meglio, insomma, ragazzi. Quindi e poi ce la dovrà giocare probabilmente col Borussia Dortmund, squadra che personalmente conosco benissimo e ha un gioco splendido. Il Borussia Dortmund gioca un calcio veramente spettacolare, di volo, in verticale, tutti i passaggi di prima. È un po' l'esaltazione totale di questo gioco qua in Germania, di cui chiaramente l'ha portata a vincere il campionato del mondo, no, del 2014. Un po' questo mischiaggio tra la forza fisica, il calcio tipico di qua, no? Tipico un po' nordico, quindi forza fisica, velocità, potenza, unita però a grande, grande tecnica, a una grande qualità. L'Inter dovrà vedersela sicuramente in modo molto, molto difficile. Questo qua mi sembra logico. Oggi ci saranno i sorteggi di Europa League, vedremo noi in che acque navigheremo. Lo sappiamo tutti, l'Europa League comincia a diventare veramente importante, con partite belle, tutto quanto a primavera, dopo la prima fase a gironi, dove sicuramente, probabilmente, ci avremo da affrontare delle squadre, diciamo, poco impegnative. Prima di andare un po' a tutti gli argomenti Roma, allora devo fare tutta una informazione di servizio. Innanzitutto vi ringrazio di una cosa, ragazzi. Ieri stavo guardando le statistiche del sito di vogliadiroma.de, dove aggiorniamo in tempo reale un po' tutte le notizie che ci sono giornalmente. Certo, diamo più che altro flash, perché per il momento noi puntiamo più che altro sulla radio, no? Perché è bello avere un sito di appoggio dove ci sono qualche notizia, però se uno si vuole approfondire, prendersi, mette ad ascoltare appunto la radio in questione. Però un'informazione di servizio è questa, che ho dovuto trovare un po' un compromesso con la moglie, come dice mio suocero, un compromesso con mia moglie. In poche parole, dice, almeno un giorno a settimana dormi a casa, non scappare via la mattina presto alle 4:30, che ti alzi, che scappi nella macchina, e così, per pura passione per questo mondo dell'informazione, per puro amore che ho per la radio, per la Roma, dice, almeno un giorno a settimana passalo a casa. Il giorno che abbiamo deciso cambierà, ovvero quando la Roma giocherà praticamente il giorno che giocherà la partita, la mattina voi potrete trovare la radio, quindi è come se fosse la trasmissione di presentazione in effetti della partita. Quindi la Roma gioca di domenica, quindi noi sabato non andiamo in onda, quindi domani non andremo in onda, ma andremo in onda, potete trovare la trasmissione domenica, quando la Roma chiaramente giocherà di sabato sarà la cosa inversa. Quando la Roma invece giocherà di lunedì, vedremo un po' cammin facendo, se riesco magari a convincere mia moglie, magari forse a uscire uno dei due giorni, o invece per il resto, comunque sia dal lunedì al venerdì, sicuramente non siamo in onda appunto tutti i giorni puntuali
puntuale e quant'altro come oggi, a parte, ripeto, la settimana prossima che ci concediamo un po' di meritato riposo. Questa è un'informazione di servizio importante. Un'altra cosa che volevo dire, c'è recentemente ad un importante concorso, no? che si è fatto a Roma, il concorso di Francesco Totti. Totti ha lasciato un'intervista molto bella su Radio Radio, ok? Dove ha detto un po' alcune cose. Tra le cose che più mi sono rimaste impresse, ha parlato di Daniele De Rossi e ha detto che lui vorrà andare a trovare appunto Daniele direttamente in Argentina. Io adesso mi ricordo la stessa Radio Radio, francamente, con il suo direttore, che poco dopo l'addio di Totti alla Roma, forse, non lo so, pagati, non lo so esattamente i motivi, non lo so sinceramente i motivi, perché una certa stampa di Roma, ecco, ripeto, incluso alcune radio importanti, no? Mi viene in mente soprattutto Teleradio Stereo, no? una radio molto filo societaria, per così dire, che hanno sparso la notizia che tra Totti e De Rossi non c'era buon sangue, che non si potevano vedere e quant'altro. Ecco, quindi poi che ti succede che Francesco Totti dice di voler andare a trovare Daniele De Rossi direttamente in Argentina, oltre il fatto che chiaramente avrà anche, diciamo, altri scopi sempre legati al calcio, no? Un'idea di quello che ha in progetto Francesco me la sono fatta, però chiaramente finché non abbiamo puntini su lei, chiaramente io non ne parlo pubblicamente. Però la cosa che mi lascia veramente sconcertato è la capacità di, diciamo, io la voglio dire con le parole giuste, ragazzi, che senza che si offenda nessuno, ci mancherebbe altro, ma la faccia tosta che alcuni, ripeto, organi di stampa eccetera possono, hanno scritto, hanno detto anche appunto nelle radio, qualche youtuber altrettanto, che da Totti De Rossi non c'era dell'amicizia, che addirittura si odiavano, che si mettevano il veneno nel caffè, di cotte e di crude. Io, ragazzi, mi domando effettivamente con quale faccia tosta si possa dire una cosa del genere. Io penso che chi fa questo mestiere, prima di parlare, si debba informare, ma non informare così, cioè informare, sì, usare anche un po' la propria intelligenza. Io quando ho sentito una frase del genere, per parafrasare la frase di Al Pacino, sinceramente, cioè, se uno mi dice guarda che Totti De Rossi, te lo dico io, guarda, fidati che è così, io direi tu offendi la mia intelligenza. Come posso pensare che Totti e De Rossi si possono odiare? Ma stiamo scherzando, siamo, ragazzi, ma sono sempre stati amici. Ma io, wow. E quindi questo ci fa capire purtroppo di quante volte appunto certa stampa in realtà ci mandano fuori strada, tentano di mandare fuori strada i propri tifosi, in realtà raccontando cose non vere o manipolando cose, magari notizie in modo diverso, così, non lo so, per avere qualche click in più, per vendere qualche giornale in più, sinceramente non lo so e non lo capisco, ed è una cosa questa che mi è sempre dispiaciuta. Poi, ragazzi, vi dico la verità, io abitando lontano da Roma, abitando all'estero, anche se poi chiaramente, no, chiaramente mi informo, sono dentro l'ambiente del calcio, tutto quanto, è chiaro che le cose le so, però non stando esattamente nell'ambiente romano, io sinceramente sono cose che non riesco a capire. Io seguo tutti i giorni anche nella radio bellissima, no? La radio di Mario Corsi. Bene, ecco, adesso non è per fare della pubblicità così gratuita o cose, ecco, ragazzi, però la radio di Mario Corsi con la Centro Sono Sport, con la sua trasmissione Te la do io Tokyo, che va in onda ogni giorno, ecco, per esempio, quella è una radio, ma non lo dico così perché lo conosco, ma lo dico perché è la verità, perché io ho cominciato poi a seguirla non da molto tempo, di essere sinceri, e io vi devo confessare che, ecco, questa è una radio veramente seria. Ho sempre avuto, ognuno è libero di esprimere la propria opinione, di dire il proprio pensiero, come giusto che sia e come funziona chiaramente in democrazia, ma almeno i conduttori e quant'altro hanno sempre avuto una loro idea, un'idea di base, un'idea così
e l'hanno sempre portata avanti. E tutti i fatti, tutto ciò che è stato detto, addirittura anticipato di anni prima, come tra l'altro abbiamo fatto anche noi a suo tempo quando lavoravo per l'Alta Radio, quando facevo l'opinionista, sono tutte cose che si sono azzeccate. Ecco ragazzi, cerchiamo un po' tutti di ascoltare, di informarci con gli organi corretti, perché purtroppo nel mondo dell'informazione c'è del marcio, cioè, e non riesco a trovare veramente altre spiegazioni, se non altro che ci sia solo che del marcio, perché mettere in circolo notizie veramente banali, notizie anche che fanno male effettivamente anche alla Roma, tutto quanto, non ripeto, non riesco a capire il motivo. Non riesco veramente a capire il motivo, ragazzi, magari per giustificare qualcuno o qualcosa. Vabbè, detto questo, ragazzi, noi dobbiamo fare assolutamente, ma assolutamente un grandissimo applauso questa volta. Questa volta alla Roma dobbiamo fare un applauso. E chiaramente noi andiamo a farlo subito. Perché questa volta devo dire che l'operazione del difensore centrale della Roma a me mi è piaciuta. A me questa volta mi è piaciuta. Mi è piaciuta perché la società Petracchi è stato in grado di uscire con un uomo a sorpresa che non si sapeva. È stato acquistato un buon difensore centrale di buona esperienza, di rapidità, più o meno quell'identikit che aveva scelto Fonseca. Nessuno si poteva immaginare che il prescelto fosse stato appunto questo giocatore che viene dal Manchester United, e ragazzi, chiaramente nessuno ci mette la mano sul fuoco, anche perché non è più titolare nel Manchester, però io vi posso assicurare che è un ottimo giocatore, è un ottimo difensore centrale, e questa volta devo dire che la società mi è piaciuta, perché anche se decisamente in ritardo, colpevolmente in ritardo, però è stata capace di portare a casa un nome importante, di pagarlo poco e così di non far sapere nulla di nulla, almeno a noi organi di stampa che siamo un po' così caduti un po' dalle nuvole, per quanto riguarda appunto questo grandissimo acquisto. Sto parlando chiaramente di Smalic. Questo è un ragazzo, perché ancora a quell'età è ancora un ragazzo, che sicuramente darà una mano al reparto. Ecco, posso immaginare che insieme a Mancini saprà farlo crescere in quella zona di campo, insieme in qualche partita a Fazio. Io penso che, chiaro che i problemi difensivi non è che si risolvono con un unico giocatore, ci mancherebbe altro. Due, tra l'altro vi spiegavo proprio ieri dell'importanza del centrocampo in una fase difensiva, che deve fare quello che si chiama filtro, no? Quindi filtrare tutti i palloni, far arrivare in realtà meno palloni possibili alla linea difensiva. Però è un bel tassello, veramente un buon giocatore. È stato fatto anche qualche buon colpo in uscita, come De Frelle che ritorna al Sassuolo. Quindi la Roma che cerca anche di muoversi in diversi settori. Adesso si parla soprattutto dell'attaccante centrale, visto che Schick si è praticamente andato a Leipzig, ovvero a Lipsia, come si dice in italiano, e la Roma cercherebbe Kalinic. Certo, è un profilo un po' un punto di domanda, perché sono Kalinic, noi ce lo ricordiamo, scusate, perché ha fatto bene alla Fiorentina a suo tempo. Per cui può essere un giocatore interessante, per carità, però è anche vero che sono parecchi anni che non gioca più. Ci sarebbe in realtà un attaccante così da prendere adesso, solo che vuole un ingaggio a mio giudizio troppo alto per il valore in realtà del giocatore. Chiaramente parlo di Llorente, in cui il suo procuratore sta cercando di offrire la destra a manca, insomma, un po' dappertutto, però si chiede cifre di 3 milioni e mezzo di ingaggio, io penso che faccia molta fatica. Ecco, se dovesse ad esempio abbassare le sue pretese, ecco, mi posso immaginare che per esempio sarebbe un giocatore interessante da andare a prendere, perché su altri profili purtroppo, ahimè, chiaramente devi spendere qualche soldino. Noi sappiamo che la Roma colpevolmente non ha praticamente soldi da investire, e quindi tocca fare di necessità virtù. Ecco, però ripeto, a me questa scelta di questo
difensore centrale, ripeto, per una squadra di categoria, ok? Con un direttore sportivo di categoria, penso che abbia fatto un'operazione chiara, una buona operazione, ripeto, per una squadra di categoria, una squadra di seconda fascia nel campionato italiano, perché ormai la Roma di fatto è diventata una squadra di seconda fascia e quindi penso che sia stata una scelta quantomeno obbligata. Chiaramente non credo che potrà giocare direttamente domenica, perché poi chiaramente il giocatore deve entrare negli schemi, deve entrare un po' in tutto. Non credo che Fonseca lo utilizzerà dal primo minuto, anche se io francamente, visto la necessità che incombe su questa difesa, le preoccupazioni che tutti noi abbiamo appunto per questa difesa giallorossa veramente un po' malandrina, io lo farei giocare subito. Che i giocatori bravi devono giocare. Guardate, qualcuno dice: ma uno è giovane, quello è troppo vecchio, quello qua, quello di là. Ragazzi, in campo devono andare i giocatori bravi. La cosa bella del calcio, ma io diciamo dello sport in generale, è proprio la cosiddetta meritocrazia. Uno può essere raccomandato, può essere qua, può essere di là, poi però quando va in campo chi è forte è forte, chi è scarso si vede. Quindi una volta che sei in campo è un po' come è una livella che livella tutti quanti il campo di gioco. Lì non c'entrano razze, non c'entra il colore della pelle, non c'entra se hai soldi, non c'entra di che famiglia, non c'entra l'istruzione, no, c'entra solo l'età, appunto, c'entra solo se tu sei capace, se tu sei bravo, se hai qualità. E i giocatori di qualità per me devono giocare, devono stare dentro il rettangolo di gioco. Almeno a me mi hanno sempre insegnato così. Per quanto riguarda la lettura tattica della partita, ne abbiamo ampiamente parlato nelle giornate, nei giorni precedenti. Su come eventualmente Fonseca penso perlomeno che voglia limitare la Lazio. Io ripeto, mi ricordo quella partita che con lo Shakhtar Fonseca fece proprio nella partita di ritorno all'Olimpico e per l'appunto in cui fu capace in realtà di fare una partita strettamente difensiva. Quindi io ripeto, noi dobbiamo ancora imparare a conoscerlo, questo allenatore, perché penso che pochi di noi l'avranno visto, l'avranno studiato questo bravo allenatore. Abbiamo visto qualche partita di Champions, ecco, soprattutto appunto proprio quelle con la Roma, ma penso che nessuno, perlomeno non gli addetti ai lavori, i super appassionati, abbiano visto magari partite del campionato appunto fatte da Fonseca nello Shakhtar. Però ragazzi, da quello che si è visto, io penso che sia un allenatore che sia anche capace di fare una partita più di contenimento, come quella volta appunto fece con lo Shakhtar, che se non fu per quella uscita sbagliata e questo rilancio immediato, questa imbucata di Strootman, per Dzeko, con la furbizia di Dzeko da prima punta, quale che è, probabilmente la Roma non avrebbe neanche fatto gol, perché di fatto è stata l'unica azione pericolosa che ha fatto la Roma in 90 minuti. Questo appunto la dice lunga, no? Proprio come valori, fa capire che all'occorrenza Fonseca è un allenatore che è capace appunto anche a coprirsi, a fare una partita più di contenimento. Io penso che la cosa più importante, nonostante tutto, che la Roma ha preso appunto questi gol a difesa schierata, questi 3 gol con il Genoa, più che invece con le imbucate e con le ripartenze, mi auguro che non giochi con una difesa troppo alta, che non faccia un gioco troppo speculativo, un gioco troppo, volendo dirla tutta, anche troppo propositivo. Bisogna giocare, ragazzi, con tecnica, con qualità, questo sì, far girare velocemente il pallone, cercare di far girare i centrocampisti della Lazio a vuoto, e fare di rincorrere soprattutto appunto la palla, perché se tu ti vuoi mettere a centrocampo un po' al loro livello, tu vai in difficoltà, perché di fatto la Roma metà campo avrà sicuramente, soffrirà la superiorità numerica, no? Il maggior numero di centrocampisti appunto dei biancocelesti. Quindi bisogna
bisogna lasciare l'iniziativa alla Lazio, venire dietro e coprirsi, e qualora nel momento in cui si ha la palla bisogna farla girare velocemente, soprattutto con i cambi di gioco, perché la Lazio soffre una difesa a 3 o anche a 5 quando appunto c'è nella fase difensiva. I cambi di gioco per una difesa a 3 possono diventare letali, soprattutto i cambi di gioco improvvisi, no? Che si fanno da parte a parte. Sono soprattutto quei cambi di giochi che si fanno, non so, da sinistra a destra e poi di nuovo a sinistra. Ecco, questo tipo di situazioni la Lazio sicuramente le potrebbe soffrire. Ecco, mi auguro che Fonseca faccia questo. Io ripeto, a me mi piace Fonseca, lo trovo un allenatore simpatico, sono convinto che adesso tra un po', massimo un mese circa, quando avrà imparato a riparlare anche l'italiano, che poi per un portoghese non è che sia troppo complicato, perché le lingue non è che sono tanto differenti. In più vi confesso una cosa, ragazzi, appunto sulla lingua, è vero che la lingua italiana è una lingua complicata perché una grammatica estremamente complicata, estremamente difficile, però è anche vero che in italiano tu c'hai una formula, una regola, e il 90-95% dei casi segue quella regola. Invece in tante lingue estere, soprattutto come le lingue anglosassone, in questo caso tedesco e inglese, tu c'hai una regola, però soltanto il 10-15% dei casi risponde la regola, il resto sono praticamente tutte cose da imparare a memoria, ecco, per intenderci, no? E questo lo dico così, per farvi capire del motivo, del perché molto spesso tanti stranieri imparano l'italiano praticamente molto velocemente, forse più velocemente di quanto magari un italiano riesca a imparare una lingua, soprattutto appunto una lingua anglosassone, probabilmente proprio per questi motivi, perché se tu c'hai la regola sei costretto, la regola non risponde in realtà alla lingua, sei costretto a impararti la memoria, per intenderci, per imparare la memoria chiaramente sei costretto appunto a parlarne, quindi devi parlare, conversare, fino a che dopodiché le cose, le parole le salvi nella mente e dopodiché ti sembra anche naturale rispondere così. Ecco, cosa voglio dire con questo? Che nel giro di pochissimo tempo vedrete che Paolo Fonseca parlerà bene italiano e dopodiché sarà ancora, diciamo, più informativo, sarà ancora, tra virgolette, più bello sentirlo parlare e sentire darci un po' di spiegazioni, anche perché la spiegazione che lui personalmente ci ha dato dopo quel 3-3 contro il Genoa personalmente non mi è piaciuta, perché praticamente non ha detto nulla di interessante, non ha lasciato niente di niente. Ragazzi, oggi anticipiamo leggermente la pausa, perché me cala la palpebra, diceva quel tizio lì, quella pubblicità, me cala la palpebra, ho bisogno di una bella tazza di caffè, di un tazzone di caffè che mi sono bello che ho preparato, della mia sigarettina mattutina. Quando rientriamo cambieremo totalmente argomento, perché c'è una notizia che io per me la giudico molto importante. Andremo a parlare quasi di politica societaria, quindi lasciamo il campo giocato, il calcio mercato, per andare a parlare appunto di scelte societarie. Però prima di tutto appunto facciamoci una pausa, perché me cala la palpebra. Ragazzi, io nella giornata di oggi vi voglio fare un bellissimo regalo, vi voglio mettere una vecchia canzone di Vasco Rossi, una canzone a cui personalmente sono molto legato e che penso che vi piacerà, una canzone molto dolce, ok? Io questa canzone la dedico a tutti coloro che così stanno vivendo un amore, un amore importante col proprio compagno, la propria compagna. Mi raccomando, rimanete lì, non andate via, dopo si parlerà di politica societaria, cose importanti ci sono da dire. Thank you.
quanto tempo sei lì, così. Hai già preparato il caffè? Saresti proprio una brava moglie. Voglia di Roma, la trasmissione quotidiana dedicata sulla S Roma. Commenti, notizie, analisi tattiche. Ogni giorno su questa rete. Forza Roma! Forza Roma! Oh, rentriamo, e non c'è niente di meglio, no, che rientrare con un bel Forza Roma da parte di Julian. Julian, ricordo a tutti, è il mio primo figlio maschio, ha 7 anni, pensate, ed è tifosissimo della Roma. A me, ragazzi, vederlo girare qua in Germania con la maglia di Totti della Roma proprio
non so come dire, ma quando di sua iniziativa se la mette, poi va all'asilo, va a scuola, mi lascia, non so come dire. Cioè, da papà, dai, ti riempie di orgoglio, dai, su, diciamola tutta, su, ragazzi, perché poi è la verità. Adesso purtroppo tocca parlare di un argomento che sinceramente io avrei voluto evitare, però ragazzi è troppo importante. Perché? Perché il nostro carissimo, amatissimo presidente James, il nostro carissimo James Pallotta, che cosa ha detto? Che cosa ha fatto? Ha detto ancora una volta praticamente che lui, cioè, ha disdetto il suo viaggio che doveva fare a settembre qui nella capitale, diciamo nella capitale, doveva venire appunto a Roma a trovare la squadra. Chiaramente per gli affari suoi, che sono sempre i soliti, no? Questione di stadio, bla bla bla, eccetera, eccetera. Però ragazzi, che un presidente, che ormai sono un anno e mezzo che non viene, che non viene a trovare la squadra. Ma non si può così, ragazzi, ma mi sembra, ma è inaccettabile, è una presa per i fondelli proprio, ragazzi, ma è veramente una vera e propria presa per il culo. Cioè, questo presidente, guardate ragazzi, io vi esorto a fare una cosa. Perché parlo di Pallotta? Perché lui continua a parlare, continua a dire cose e poi alla fine fa il contrario di quello che dice. In tedesco esiste un'espressione quando esiste una persona così, no? Che si chiama Warme Luft, cioè aria calda. Ecco, a me mi sembra come quello, come invece a Roma si chiamano i cosiddetti cantastorie, che Pallotta sia un vero e proprio cantastorie. Perché praticamente niente di quello che dice poi fa, non praticamente nulla, nemmeno confermare un viaggio. Nemmeno confermare un viaggio. E la sua presenza sarebbe fondamentale. Da un punto di vista, dall'altro punto di vista, ormai mi sto convincendo che alla fine è totalmente ininfluente, perché tanto non c'è mai. D'oltreoceano dice soltanto tramvate, perché poi dopo alla fine quello che dice non si avvera mai, fa sempre il contrario di quello che dice, e quindi in un certo senso questa notizia magari che potrebbe essere presa e interpretata come quasi un abbandono, no? Paradossalmente può essere una notizia positiva, o perlomeno è ininfluente, perché tanto non conta, praticamente non conta nulla, ragazzi. Cioè, dobbiamo renderci conto che la Roma è totalmente in mano a due o tre personaggi, che poi li conosciamo, no? C'è Fienga a Roma, che più o meno comanda lui certe situazioni, e Baldissoni. Baldini, che sarebbe una sorta di consulente, ma un consulente molto, molto, molto importante, come ha detto Totti nella sua conferenza stampa d'addio, vi ricordate? Eh sì, ma il rumore che arriva da Oltremanica è molto più forte dell'umore che può arrivare da Trigoria, per far capire, insomma, che alla fine, Baldini è un ruolo importante. La Roma ha in mano questi 3-4 personaggi. Cioè, la realtà, ragazzi, è questa. E praticamente vive di autogestione, cerca di vivere di autogestione, perché sto presidente, io non lo so, cioè è una figura, ormai comincia a diventare quasi una figura mitologica, cioè è impossibile, cioè, può esistere un presidente che da un anno e mezzo che non viene a trovare la squadra, che non viene nella capitale, che non viene a Roma? Ma è una cosa allucinante, è una cosa assurda. E tra l'altro la notizia ieri non è stata neanche tanto ripresa. Anche tanto, cioè, come dire, ormai non fa notizia, perché tanto alla fine non frega niente a nessuno, capite? Non frega niente a nessuno. Pallotta non viene a Roma e vabbè, tanto che differenza fa? Che differenza fa se c'è Pallotta o no? Tanto alla fine a Roma continua a fare quello che gli pare e tutto rimane sempre così. Ragazzi, però purtroppo i problemi arrivano da lì. Arrivano da tutto, arriva da qua. Cioè, quello che la Roma avrebbe bisogno, al di là di un presidente facoltoso e con i soldi, no? Che ci auguriamo tutti, e al di là forse di un presidente tifoso, no? Come magari vorremmo poi avere, con Sensi, un Viola, un presidente tifoso che ama la squadra. Più che altro, soprattutto in questa fase, la Roma avrebbe bisogno di un presidente e basta.
di un capitano, di un uomo che sta al comando, di un uomo che, sapendo benissimo di mettere i denari, di rischiare il proprio sederino, che a un certo momento sia presente, che comincia a rendere conto. Invece nella Roma, sì, capito, sì, pallotta, tanto, appunto, cos'è? È un Warmeloft, alla fine. Vi ricordate quella lettera lunghissima, come finisce? Niente, nessuno potrà impedirmi di costruire una grande Roma. E chi te lo impedisce? Che te lo impedisce? Non ho capito io. Fallo pure, mettici i soldi, compra i giocatori forti. Perché? Perché la Roma non ha fatto quest'anno quello che ha fatto l'Inter? Poteva farlo la Roma, no? Poteva farlo tranquillamente la Roma. Perché non è stato fatto? Ed è una tristezza, ragazzi. A me mi mette una tristezza. Cioè, sapete cosa c'è, ragazzi? Senti come una sorta di abbandono. È come se la Roma... Ma è come? Cioè, la Roma di fatto è abbandonata a se stessa. È abbandonata a se stessa. La Roma deve essere una barca che cammina per conto proprio, in totale autogestione. In totale autogestione. Si sta lì e si prega nella speranza che le cose vadino nella maniera giusta e che i giocatori diano quello che vogliono dare, diano il massimo e quant'altro. E da lì non ci si sposta. Ma da lì non ci si sposta. Ecco perché... Purtroppo, come si dice, gli anni passano ma non cambia niente. Un po' come in politica, ragazzi. Non cambia niente, non cambia niente, non c'è niente da fare. Mi sembra che qua più o meno è la stessa cosa. In un certo senso, a questo punto, sono poi quasi contento che il nostro caro capitano sia un po' andato via, insomma, da questa gabbia di matti, ecco. Intenderci. Ragazzi, siamo in chiusura, è stata una trasmissione oggi particolare, lo trovo una trasmissione, è stata bella, trovo che sia stata bella, è stato bello parlarne, perché poi avete visto, quando c'è da fare un complimento alla società lo abbiamo fatto, quando c'è da fare un complimento alla squadra li facciamo, però giustamente quando c'è da criticare, ragazzi, critichiamo, a me, io... Ragazzi, le cose ve le dico, senza paura e senza timore. Se non altro, credetemi, perché abito all'estero e quindi sono completamente asettico in questa direzione. E di parlare non ho nessuna paura, perché tanto a me quassù, come si dice, me becca nessuno, cari miei. Quindi credete a quello che dico, anche grazie a fonti dirette che ho, mi raccomando. Allora, come sempre, un abbraccio speciale fortissimo a tutti gli ascoltatori, un bacio enorme, veramente enorme, come si dice, no? Un bacio a 360 gradi, proprio forte forte sulla guancia a tutte le mie ascoltatrici. Io vi auguro un buon sabato domani, un buonissimo sabato, e noi ci sentiamo domenica mattina, dove presenteremo bene 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 la partita del derby, e magari chissà parleremo anche un po' di questo Juve-Napoli, che al di là dell'essere tifoso della Roma, principalmente noi siamo appassionati e innamorati di questo sport stupendo che è il calcio. Vi lascio con una bella canzone, bella, movimentata, simpatica e carina, e noi ci sentiamo domani, come se è domani, ci sentiamo appunto domenica, scusate, vedete l'abitudine, domenica mattina. Ciao a tutti, buon sabato e buon fine, buon venerdì, a domenica, ciao a tutti. Forza Roma!